Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Delio, dove è appena terminata la gara tra l'Olimpica e la Barletta, vinta nettamente dall'Olimpica 111-45. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, è stata una vittoria schiacciante, come dimostra il risultato, terza vittoria consecutiva, 6 punti in classifica, insomma un'ottima partenza. Intanto siamo molto dispiaciuti per l'incidente occorso a Nicola Degni al primo quarto. Sicuramente con lui in campo avremmo dovuto soffrire, credo, molto di più. Mi spiace perché sembra che l'infortunio sia abbastanza importante, insomma. Purtroppo in questo campo sono 3 partite consecutive, qualcuno si fa male. Questa è la cosa che ci spiace molto e per la seconda volta ci mette un pizzico d'amarezza, anche se la partita è stata, diciamo così, a senso unico. Però insomma sono cose che capitano, speriamo che non sia poi niente di grave, perché insomma Nicola e suo papà Gino ci conosciamo da tanti anni e è una cosa, insomma, lascia sempre l'amaro in bocca. Poi la partita si è messa sul binario giusto, insomma questa sera esordiva pure Michael Panaggio, avete visto che giocatore è, e quindi la squadra un po' ha sentito di questa voglia, di questo entusiasmo, di questa... anche se nel primo quarto abbiamo avuto le solite difficoltà ad attaccare una squadra che si mette un po' a zona, insomma eravamo un po' lenti, poi passata questa fase iniziale insomma siamo andati in scioltezza e la partita l'hanno conclusa i nostri ragazzi, giocando bene anche loro, insomma, quindi siamo soddisfatti per adesso. Sì, oggi avete giocato sul velluto, tante buone giocate, c'è stato l'esordio anche di Pannaggio. Quanto è soddisfatto del lavoro della squadra? Ma c'è tanto da lavorare, perché alcune situazioni vanno riviste, perché non è che incontreremo squadre sempre, diciamo, arrendevoli o comunque meno attrezzate di noi. Affronteremo squadre che sono attrezzate almeno quanto noi, quindi le giocate singole lasciano il tempo che trovano. Bisogna giocare di squadra, bisogna trovare le alchimie giuste per giocare di squadra, e Antonio Russo insomma sta lavorando su questo in settimana. Però ecco, sono anche tutti giocatori che giocano insieme per la prima volta, quindi ci vuole un po' di tempo, però sono ottimista perché la squadra è piena di talento e piena di velocità, di talento e aggressività, insomma sono le caratteristiche che tentiamo di recuperare sempre quando facciamo le squadre di basket. E anche quest'anno credo sia una squadra che darà soddisfazione a noi e al pubblico che ci segue sempre con passione e a cui piace sempre vedere squadre aggressive che lottano, che buttano il sangue e che escono con la canotta sudata. Oggi c'era tanta attesa per l'esordio appunto di Panaggio, finalmente questo esordio è arrivato, ha dimostrato un po' tutte le sue qualità, tanti assist, tante triple. Quanto può aggiungere in più alla squadra il suo acquisto? Chi gioca insomma in Italia, dopo aver giocato sempre negli Stati Uniti, deve trovare i ritmi del basket italiano, il metro degli arbitri italiani. Il suo talento non si discute, ma il talento, come se si esprime in armonia con la squadra, armonizzando il gioco della squadra, allora diventa un valore aggiunto il talento. Diversamente potrebbe essere anche un'arma, diciamo, a doppio taglio. Bisogna aiutare tutti insieme Michael a cercare di giocare di squadra, perché sul suo talento, insomma, avete visto, è una persona che attira le persone per le sue giocate, è un leader, non si può mai far battere in difesa, neanche in allenamento. Sono i giocatori che piacciono a noi, che insomma con tanta fatica siamo riusciti a portare in Italia, Cerignola, e credo che di questo la gente ce ne sarà grata, insomma, almeno per gli appassionati di basket. Per chiudere, la prossima sfiderete l'Angiulli Bari, sarà una partita importante per dare seguito insomma a questa striscia vincente in queste prime 4 giornate. Sì, l'Angiulli è una brutta gatta da pelare, io li conosco, una squadra giovane, simile alla nostra, aggressiva, che corre, con un Vukovic che fa giocare la squadra e c'è una mano caldissima. In casa loro sono forti e sono, credo che le hanno vinte tutte quest'anno e anche l'anno scorso, forse hanno perso solo con noi in casa, quindi è veramente una partita da preparare, da prendere con le molle. Noi, se, come al solito, se riusciamo a giocare
come sappiamo, con esprimendo il talento della squadra potremo anche farcela. Diversamente avremo grosse difficoltà a Bari, ecco, questa settimana sarà dedicata a inserire meglio Michael e tutti gli altri nei sistemi di gioco dell'Olimpica, insomma, però siamo fiduciosi, insomma, è una squadra bella, ricca di talento e che ci soddisfa. Ok, grazie Presidente, complimenti. Grazie a voi. Siamo con il coach della Barletta, coach Gino Degni. Coach, è arrivata una sconfitta pesante, possiamo affermare che la partita è finita quando si è infortunato Nicola Degni? Sì, un pochetto sì, però non è una scusante, perché noi quest'anno abbiamo deciso un attimino di far giocare i nostri ragazzi, cioè, vista la formula, vista tutto l'andamento, diciamo, del momento. Quindi questa decisione naturalmente comporta anche dei rischi, che sono quelli di tenere in campo dei ragazzi un pochettino giovani, senza esperienza. Finché i veterani sono in campo si può giocare. I ragazzi vogliono un po' di tempo per migliorare, però questo è il momento buono per buttarli dentro, per cercare di farli crescere un attimino. A proposito appunto di Nicola Degni, ha notizia riguardo il suo infortunio? No, adesso andiamo in ospedale, segniamo un attimino, penso che sia qualcosa sul ginocchio, però non abbiamo ancora notizie certe. È stata oggi una sconfitta pesante con un divario abbastanza netto, ecco, in settimana su cosa dovrà lavorare e come dovrà rialzare il morale dei suoi? Noi stiamo facendo il nostro campionato, come le dicevo, cioè, coscienti delle nostre potenzialità. Domenica scorsa abbiamo giocato contro una nostra diretta concorrente per non retrocedere e siamo riusciti a vincere. Noi stiamo lavorando per far crescere dal punto di vista tecnico i nostri ragazzi. Quindi ogni giorno in palestra loro lavorano per migliorare. I risultati li vedremo poi la domenica. Stasera è stata una giornata altamente negativa, ma anche con Nicola non sarebbe cambiato tanto, forse un po' di punti sul divario, perché il Cerignola ha un'ottima squadra. E noi dobbiamo lavorare tanto per cercare un attimino di trovare i nostri ritmi, la nostra forza, che è quella che ci deve contraddistinguere in questo campionato come in ogni campionato. Quest'anno è per la salvezza, quindi stiamo lavorando per la salvezza. Domenica arriverà in casa un'altra squadra abbastanza forte, la prima in classifica, Vieste, ecco, come pensa di affrontarla? Affronteremo nella stessa maniera che abbiamo giocato stasera, anche perché i valori tecnici dovuti, diciamo, da giocatori stranieri per il momento sono superiori ai nostri, è fuori di dubbio. Ben vengano secondo me quei giocatori che sono bravi, che ti fanno crescere i ragazzi, perché i ragazzi hanno bisogno anche di vedere una buona pallacanestro da questo punto di vista. Però per il nostro prosieguo e per il futuro nostro della regione, del campionato, abbiamo bisogno di far crescere anche i ragazzi italiani, perché i ragazzi italiani molte volte non sono per nulla messi in condizioni di poter operare, e se non lo facciamo adesso in questi campionati che sono la base, non so quando lo faremo. Ecco, per chiudere, in virtù del suo ragionamento, oggi era tanto atteso l'esordio in casa olimpica di Panaggio, come lo ha visto, quali sono le sue valutazioni? Diciamo che si vede che è un giocatore che ha esperienza, che ha punti nelle mani, e per questi livelli è un giocatore che va oltre sicuramente, però devo dire che, diciamo, il mio ragazzino qualche volta è riuscito a metterlo in difficoltà, però niente di che, insomma, cioè, mentre il mio deve lavorare e deve crescere, cioè, lui è una buona pedina, insomma, affinché l'Olimpica possa stare nei posti dove pensa poi, diciamo, di poter esserci. Ok, grazie coach, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi. Grazie.